3,50 m, voilà. Quindi deve essere la lunghezza del braccio, fammi. Ok. Succede che da qui gli si fa un nodo, così gli si dà una misura. Questo è il filo del braccio. Adesso bisogna creare come una M uguale, che questo sarà il cestello. Fammelo vedere un attimo, aspetta che lo avvicino. Vedi la M. Faccio passare il filo sopra questo e sotto l'altro e rivado sopra. Questo filo qua, questo, bisogna farlo passare all'interno, sotto, da qui. Allarita un attimo, se poi passo, vedi, sopra, vado sull'altro, così. Ok. Adesso tengo e mi tiro il filo. Sono dei lavori eccezionali, meditazione. È una meditazione questa, facciamo un'arma, ma è anche una forma di meditazione. Poi la fionda è antichissima, questa fionda qui, minimo Davide nella Bibbia è quella che ha usato Davide. Bello, fai vedere, diventa proprio un canestro. Sì. Siamo già alla parte finale, dove sono rimaste proprio le due piccole asole. Quindi la chiusura la fai passando per l'asola centrale. Esatto, perché qua lo devo chiudere. Tremenda. Lei col filo è senza pace. Vedi com'è. Adesso da questo decidiamo questo. Ok, usi quello come dima. Sì, perché è per il tuo braccio. Ok, per il nostro braccio. Allora, per il tuo braccio è questo. Deve essere lungo comunque come il braccio la corda. Sì, vedi che rimane di più il cestello. Sì. Da qua. Fai vedere la posizione base. Posizione base, mira sopra la testa, perché mano. Devi girare sopra la testa. Esatto, perché se no, se lo tengo così, quando ci sbatte sul corpo, chiaro, deve essere al di sopra della testa. Invece con questo miro dove devo lanciare, dopo questo gira e lasci. E lascio dove ho mirato. Lasci solo il pollice e l'indice e tieni nel dito medio. Sì. Noi l'abbiamo fatto con un paracorda di 3 mm, l'altro è un po' più grande e viene tutto più grande. Sì, questo è un 5 mm. Un 5 mm, sì. Infatti si vede la differenza finale fra i due cestelli. And it don't mean a thing if you don't subscribe to me.